sync è un nemico per i DJ o è un'opportunità? Sono venute in mente alcune riflessioni perché un collega appena venduto una console e si è sentito dire dall'acquirente dopo alcuni giorni: non mi funziona il sync. Allora abbiamo iniziato a ragionare un po' sull'utilizzo che si può fare di questa funzionalità quando si ha a che fare con console o controller digitali. Il sync a cosa serve davvero? Per cosa può essere utile? E quando invece rappresenta un limite per chi lo usa in maniera impropria? C'è tutta una generazione di DJ che considerano l'evoluzione e il progresso come nemico della vera arte del mettere dischi. Anche questo canale è pieno di commenti della serie: ah, ma perché quando c'era il vinile e se fai usare due piatti a un ragazzino non sa neanche come si accendono, eccetera eccetera. E questo è vero, però di contro c'è un utilizzo delle potenzialità del digitale che fornisce tutta una serie di risorse a chi vuol fare veramente qualcosa di interessante. Se utilizzare il sync vuol dire non dover pensare a come mettere a tempo due tracce, evidentemente si sta parlando del niente. Perché, vuole dire, si dà per scontato che un DJ sappia almeno come mettere a tempo due tracce, sappia almeno avere una linea ed un'evoluzione nel quale la musica si incastra senza dei picchi di tempo, dei salti enormi, degli scalini, eccetera eccetera. La tecnica la diamo per scontato. Il sync può essere un modo per allenarsi, intanto quando uno comincia cerca di fare da solo, poi dopo prova a premere il tasto e vedere come la macchina interagisce. Quindi può essere uno strumento di apprendimento per i giovani o anche per chi inizia da poco. L'esempio che faccio è sempre quello di Carl Cox. Carl Cox non è uno che ha bisogno di dimostrare di saper mettere a tempo, anzi è stato tra i primi a sfruttare le potenzialità dei tre piatti. Adesso però, con l'evoluzione delle tecnologiche, delle console digitali, con tutte le sponsorizzazioni, è uno che spinge molto avanti i limiti della tecnologia. Di conseguenza utilizza il sync, ma in maniera molto consapevole. Per esempio mischiando insieme la traccia con un loop della stessa e con altre tracce. Faccio un link a un video che ho fatto in passato su di lui. Quello è un modo molto intelligente di utilizzare il sync perché permette di dare libero sfogo alla propria creatività e di sfruttare appieno le potenzialità di questo strumento o degli strumenti in generale. E così, per esempio, quando si fa qualcosa di molto più live, non si può stare a perdere tempo nel mettere a tempo le tracce, i campioni e gli strumenti, ma lo dobbiamo dare per scontato per potersi concentrare al meglio sulle macchine, sugli effetti e sull'interazione con il pubblico anche. È bello ripensare agli anni 80, allo spirito un po' new wave, con tutte queste macchine analogiche che non andavano a tempo nemmeno a pagarle. Però se le senti oggi, al di là dello spirito nostalgico, sinceramente, insomma, c'era della roba un po' inascoltabile, un po' orribile, con tutto per premesso e concesso. Oggi invece, insomma, si possono fare cose veramente molto interessanti e spingersi anche oltre con la sperimentazione, perché non hai da dedicare tempo ad alcune cose come la sincronizzazione degli strumenti. Non si può pensare, per esempio, anche abbinando il set audio e video, che ci sia anche una minima imprecisione nella sincronizzazione degli stessi, perché altrimenti l'effetto si perde completamente e neanche puoi dedicarti a mettere a tempo l'audio con il video. Quello lo devi dare per scontato per concentrarti sulla tua performance al meglio e anche per fare in modo che chi si occupa del video possa essere libero allo stesso tempo di concentrarsi su di esso e non sul fatto che ci sia una sincronizzazione imprecisa. Così come tutti quei set super e un po' stile ultra dove ci sono tantissimi effetti, quelli devono essere assolutamente sincronizzati.
Di lì all'utilizzo dei premixati è un altro discorso che magari affronteremo in maniera più specifica. In definitiva, se il sync deve essere qualcosa per bypassare la conoscenza tecnica o per semplicemente pigrizia, allora non è da considerare. Se invece è uno strumento in più per sfruttare le potenzialità della tecnologia al servizio della musica, al servizio di qualcosa di più dal vivo, allora ben venga. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Prossimo.